Bene, ciao Monica. Ciao, Ciao a tutti, ciao. ciao a tutti. Oggi avrei piacere che tu ci parlassi del percorso per diventare costellatori nel metodo Costellazioni dell'Amore, che di sovente proponiamo al club e che io stesso ho frequentato. Mi piacerebbe quindi parlare, visto che ho diverse persone che me lo chiedono, tanti che fanno il coach o lavorano nelle relazioni di aiuto, naturopati, eccetera, quale potrebbe essere il valore aggiunto nelle loro vite personali, prima su loro stessi e poi a servizio degli altri. Ok? Volentieri, vediamo se riusciamo a dare le informazioni che queste persone che ti chiedono desiderano ricevere. Allora, questo desiderio di proporre ed espandere questa visione, diciamo, sistemica integrata alla consapevolezza, quindi mettere, diciamo così, a posto le proprie radici di base, le proprie relazioni di base con i genitori, con tutto quello che è stato nel nostro sistema di appartenenza, e però senza mai prescindere dal fatto che noi siamo esseri in essere, per cui noi per prima cosa abbiamo bisogno di radicarci nel nostro stesso essere, soprattutto e a maggior ragione se viviamo delle relazioni a ricaduta con altri, cioè chiunque lavora con altri, ma anche se semplicemente svolge la professione di insegnante o comunque entra comunque in contatto con gli altri, ha bisogno di, e lo dico per esperienza personale, conoscere veramente qual è il suo posto all'interno della sua famiglia e metterlo a posto. Perché ho notato tante volte, e l'ho notato anche proprio per esperienza personale, che molto spesso chi svolge relazioni di aiuto le svolge proprio perché ha avuto qualche disagio nella sua famiglia di origine ed è una sorta di compensazione, cioè va a chiedere, a proporre ad altri qualche cosa che compensa il bisogno spesso inconscio di non essere stati amati abbastanza. Per cui mettendosi al servizio, come noi tecnicamente diciamo sempre, in realtà va a salvare la mamma, va a cercare di rendere felici quelli grandi da cui sente in qualche modo che non ha preso abbastanza, non ha ricevuto abbastanza. Questo è un motore tipico, tipicissimo. Mi ricordo che quando insieme ad Attilio Piazza, che poi è stato colui che mi ha trasmesso tutto quello che Bertellinger ovviamente aveva protocollato, ma che lui in primis mi ha trasmesso proprio come conoscenza degli ordini dell'amore, spesso lui ironizzava moltissimo: noi siamo qui e proponiamo questo tipo di lavoro, siamo al servizio degli altri perché abbiamo cercato tutti di salvare la mamma, no? E quindi andando, non essendo riusciti in quell'intento, poi dopo ci mettiamo al servizio degli altri. Sembra un po' provocatorio, però c'è una grandissima verità in questo. Quindi per chi ha voglia veramente di svegliarsi, approfittare, comprendere come funzionano le grandi leggi dell'amore, comprendere che i grandi vengono prima e i piccoli dopo, sembra una sciocchezza, ma è fondamentale perché ti rimette a posto dentro di te. Quindi noi proponiamo questo percorso proprio per permettere alle persone di, prima di tutto, riposizionarci all'interno della famiglia. Io ho conosciuto tantissimi terapeuti olistici e quant'altro che propongono un lavoro con gli altri, ma in realtà ancora sono in conflitto aperto con la propria madre o con il proprio padre. E quindi è tutto un riscatto dopo, è tutta una manipolazione, è veramente incredibile quello che può succedere a fin di bene, a fin di meglio, però succedono cose malposte, davvero, molto spesso. Quindi, secondo me, conoscere questi ordini dell'amore è fondamentale. È fondamentale, senza quella libertà della rimessa a posto, è
tutto un surrogato, è tutto un sostitutivo, compresa la comunità spirituale quando se ne trova una, compreso un maestro quando se ne trova uno, compreso un cliente, un paziente, qualcuno al cui servizio si vorrebbe essere se non si è liberi nelle proprie radici, molto, 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 molto difficile. Quindi la prima cosa è questa. Comprendi dove sei tu, comprendi quali relazioni hai tu con i tuoi, comprendi se hai fatto da mamma o da papà a qualche fratello, a qualche fidanzato, a qualche fidanzata, comprendi se stai per caso volendo il consenso da qualcuno con cui lavori, se sei in richiesta in qualche modo. Sono meccanismi manipolativi frequentissimi dai quali siamo passati tutti, e siccome ci siamo passati tutti, eccoci qua a farvi, come dire, dell'esperienza un tesoro, ok? Quindi questa cosa qua, famiglia di origine, relazioni tra pari, non chiedere al partner cose che non hai ricevuto dall'altro, e soprattutto non chiederle alla tua platea. Non indurti in quella tentazione di, perché sono giochi egoici, ma l'ego si forma là, l'ego si forma là, l'ego si forma da piccoli ed è anche necessario che si formi, altrimenti non ci caveremo le zampe in questo mondo, però poi ad un certo punto va trasceso. Quindi noi in questi 8 moduli non è che io, l'obiettivo non è quello di mettere un'etichetta su quelle che già la gente ha. Non è allora adesso ottengo anche questo diploma, no? Questo attestato, cioè non è quello il punto. Il punto è che tu ti attesti il tuo esistere e dopo noi ti diamo un pezzo di carta eventualmente, ma non te ne fai niente, non abbiamo il copyright sulla nostra felicità. Io non ho copyright, adesso tu sei soddisfatto e rimborsato e quant'altro, non è quello. Non si tratta di aggiungere titoli, si tratta di aggiungere te a questo mondo con tutta la tua forza. Quindi noi facciamo un percorso insieme ed è quello, ma nessuna etichetta potrà mai spiegarti, nessun attestato potrà mai spiegarti chi veramente sei, perché tu sei già, solo che hai bisogno di scoprirtelo. Quello è il punto. Quindi noi abbiamo così sperimentato negli anni questo insieme di appuntamenti e funziona perché i primi 4 ti servono a far pace te, veramente pace profonda te con le relazioni della sistemica. Gli altri 4 ti servono per cominciare a divertirti e a diventare un essere sempre più creativo e libero. Di rapportarti agli altri a modo tuo unico, nella tua unica unicità e metterti semplicemente al servizio della vita, non più come qualcuno che Dio, dimmi cosa devo fare perché sono frustrato se non lo faccio, ma io sono a posto, eccomi qua e esistenza fai tu attraverso di me, mandami entusiasmo, fammi sentire quell'entusiasmo incredibile che per me è veramente quello in cui sento essere innamorato della vita. Fammi essere innamorato della vita perché lo so di esserlo e non vedo l'ora di essere al servizio di questo innamoramento della vita con sempre più persone che posso, a cominciare da quelli che amo e che mi amano e poi con tutti gli altri. Questo è il punto, questo è il fine. Il resto sono storie. Impariamo a riconoscere le nostre storie, impariamo a sospendere le narrazioni di dolore, impariamo a non protrarre oltre le narrazioni di dolore che ci siamo raccontati fino qui e che abbiamo scambiato per vere fino qui. Scriviamo nuovi capitoli come pagine vuote della nostra vita, che è solo da riscrivere al meglio, rimanendo in sintonia con quello che c'è, senza negare niente, ma con il cuore di chi veramente dice io ci sono e voglio esserci, intendo esserci a tutto tondo e non intendo sostituire altro che quello già non sia dentro di me, come puro amore.
questo facciamo. Questo facciamo. E prima ci siamo noi, però. Prima di ogni fare ci siamo noi. Quindi l'augurio è che sempre più persone si davvero risintonizzino su queste frequenze, di esserci e di essere poi umani quali siamo, anche piangendo a volte, anche sentendoci stanchi a volte, anche, come dire, vivendo momenti dove c'è un nuovo caos, contrasti, altri contrasti che poi generano altri desideri sempre più creativi. La differenza la fa vivere liberamente, liberi di riconoscere quello che c'è ogni volta. Non so se è arrivata, magari non è stata molto tecnica, ma la tecnica è questione di poco. Gli ordini sono poche regole. Il punto è vibrarli completamente. No, è arrivata benissimo, anzi, è arrivata benissimo. E si percepisce proprio come sia veramente primariamente una rimessa a posto di tutti coloro che hanno anche poi piacere o già lo fanno nella vita, un servizio all'altro. Quindi che hanno magari già delle professioni o che hanno frequentato delle strade, quindi fanno un mestiere nelle relazioni di aiuto e possono essere sempre al meglio servizio di loro stessi primariamente e poi degli altri. Questo era quello che ci interessa, no? Che passi, giusto? Questo è quello che, sì, che passi. Altrimenti noi possiamo occuparci della cosa più bella del mondo, ma avremo sempre quell'incarico, no? Di risolvere l'altro, di renderlo più felice, di guarirlo, per più temerari, no? C'è sempre un incarico. Ecco, questo senso di fatica viene da questo mal posizionamento nella famiglia di origine, innanzitutto, quindi essersi incaricati dell'impossibile, essersi incaricati tipicamente di risolvere qualcosa per i nostri grandi, viene da là. E poi non essere abbastanza vuoti da poter in ogni momento essere in contatto con la forza stessa della vita. Perché è la grande forza che in qualche modo coopera con noi e attraverso di noi. E se una persona non è riconciliata profondamente in queste due assi cartesiane, insomma, nel piano cartesiano della vita, quindi con i propri dati orizzontali, da quando si è manifestato in questo mondo a tutt'oggi e in futuro, quindi asse orizzontale, e questo senso di verticalità è uno sforzo tremendo. E a quel punto io sconsiglierei vivamente a tutti di occuparsi di relazioni di aiuto, perché è uno sforzo tremendo, è una fatica improba e non ti porta da nessuna parte, tra l'altro. Quindi è molto bello liberarsi insieme, è molto bello essere a servizio insieme, è molto bello essere a disposizione della vita, e con tutto quello che più ci rende gioiosi a noi stessi, tanto per cominciare. Quindi gioisco ergo sum, gioisco ergo sum, mi entusiasmo ergo sum, gioisco, sorrido, mi entusiasmo, sento un amore incredibile, sento un entusiasmo imprescindibile, allora comincio ad occuparmene. Ok. Alla fine dobbiamo condividere in quei moduli. Certo. La gioia di occuparsene. La gioia di occuparsene. Beh, dopo dal mio canto, avendo appunto frequentato, ho avuto l'onore, il piacere di frequentare questo percorso e anche di organizzarlo, perché insomma diciamo che è una fantastica occasione per me, ho notato come naturopata che effettivamente conoscere questi ordini aiuta
anche quando incontro una persona che ha delle dinamiche non solo legate proprio alle relazioni, quindi magari viene da me perché ha un disagio o un qualcosa che vorrebbe alleggerire, sciogliere, ma anche quando si tratta di altre questioni di disarmonia del corpo. Ho notato che è molto, molto, molto connessa. E a volte andare all'origine, diciamo, del disequilibrio che c'è nella persona, andando a vedere, verificare poi la sua armonia nelle relazioni, la famiglia di origine, eccetera, eccetera, appunto, grazie agli ordini, avviene un click che aiuta la persona a uscire da quella dinamica molto prima che se avesse percorso solo un percorso sulla struttura. Non so se mi sono spiegata, ma questa è la mia esperienza e l'esperienza di tanti Interconnessi, altri, non solo la mia. È quindi tutto interconnesso. un sistema di interconnessione. Noi siamo corpo, siamo anche mente, siamo anche fisico e siamo comunione continua, interazione continua con tanti altri, interagiamo con tanti aspetti, per cui non esiste un aspetto dentro l'altro o più importante di quell'altro, esiste una combinazione gioiosa del tutto. No? Quindi è vero, persone che hanno un incarico familiare avranno una certa postura e se intervengono solo sulla postura senza comprendere fino in fondo che cosa è stato a portarle là, ovviamente mancano un pezzo, ma è vero anche il contrario, persone che hanno compreso alcune dinamiche nel sistema emotivo. Ok, poi hanno bisogno di sciogliere nel corpo, perché il corpo ha bisogno di lasciarsi arrivare un'informazione. Per cui è tutta una combinazione molto, 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 molto bella, molto bella. E più uniti siamo, cioè più uniti siamo in noi, più correlati siamo in noi, più correlati siamo tra di noi. Più ci mettiamo al servizio per portarne tanti altri su questo canotto di gioiosa consapevolezza e armonia. Altrimenti è soltanto una ripetizione di tristi storie. Quindi siamo qui per una combinazione vincente e credo che di questi tempi siamo privilegiati a poter offrire questo tipo di strumento e a Sì. poter contribuire. Sì. E siamo ancora davvero in pochi, siamo ancora davvero in pochi. Per cui, però, come amo sempre ripetere, una mente libera, un corpo armonioso e un sistema emotivo in pace, hanno un peso molto, molto speciale che compensa milioni di menti addormentate, corpi drammaticamente provati e sistemi emotivi in conflitto. Per cui, insomma, noi lavoriamo ad espandere questo Esatto. tipo di vibrazione. E chi Esatto. vuole è super benvenuto e lo ripeto sempre, a volte le persone frequentano i moduli, ma non è poi detto che vadano immediatamente a riproporlo proprio così, cioè diventino costellatori a loro volta. A volte la persona semplicemente lo usa queste conoscenze per farlo, come dire, per riproporlo nell'ambito in cui già opera. O anche solo come percorso su se stessi, abbiamo visto questo. Cioè, si possono fare anche tutti gli 8 moduli proprio Esatto. percorso Assolutamente. su se stessi, no? Generalmente è così, generalmente sono veramente pochi quelli che veramente poi si mettono davvero a costellare a loro volta, ma non è quello il punto. No. Tanto se sei pronto arrivi, cioè anzi sono proprio le costellazioni che ti chiamano, no? Non, cioè sono proprio lì che dici ok, non vedo l'ora di farlo anch'io, è fantastico, e poi lo fai anche tu, no? Ovviamente avendo magari, come diciamo sempre, essendoti un pochino cotto nel brodo, no? Nel senso, tanto lì dopo è esperienza e vedere come lavora magari qualcuno che già lavora e tutto. Però è un amore che ti nasce, è proprio un amore che ti nasce e se fa per te niente ti impedirà di viverlo. Ma molti altri invece è di beneficio, proprio hanno veramente dei salti
nel loro vissuto personale o nel loro vissuto lavorativo. Davvero, questo non lo dico per pubblicizzare assolutamente, tanto può solo capitarci quello che siamo pronti a vivere, quindi non si spinge più niente nessuno. Questa è una delle cose belle che si imparano, non si spinge più niente nessuno, perché tu sei già in pace e quindi non hai bisogno né di convogliare, né di convincere. Tutte queste cose appartengono ad una mente molto vecchia, ad un sistema emotivo non ancora in pace. Tentare di convincere, di portare, di andare contro, di andare, assolutamente, sono cose molto molto vecchie e modalità di relazione che noi non viviamo più già da tanti anni, per cui non si può che andare verso il meglio. Quindi questo è il cammino, andare verso il meglio. Dopodiché è la vita stessa che ti parla. Ma ne vale la pena. È molto bello anche sentirsi appartenenti semplicemente ad un mondo nuovo, un mondo di cose nuove. È proprio bello riconoscersi fra similili e poter condividere pezzi di strada che dici wow. E magari hai pensato che dovevi viverli in famiglia, quelle cose, no? E invece non è così molto spesso. La famiglia, loro ti danno la vita, con i tuoi fratelli ti vedi a Natale molto spesso, no? Condividi cose belle, qualche Pasqua, qualche domenica, ma non è affatto detto che tu vibri lì come simile. Magari vivi con altri questa cosa. Ah, senz'altro questo percorso ha riunito veramente famiglie di amici e di persone che sono state incredibili in questi anni e le persone ancora si frequentano e ci sentiamo spessissimo. Quindi grazie veramente anche per questo. Dove ognuno poi però è libero, non Certo. c'è un marchio, non c'è una cosa, non ci deve essere nessuna etichetta, uno sta in amore perché gli piace, sta in contatto con qualcun altro perché gli piace, perché continua a sentirlo vero, non per altro, questo è importante. E poi la cosa bella che mi piace proprio dire, e tu lo stai vedendo bene anche tu, Domi, è vedere giovani coppie, giovani famiglie che partono. Ah, partono adesso, è bellissimo. E abbiamo sempre gente sempre più giovane e sempre più, non perché quegli altri non abbiano chance, ma è bello vedere una coppia che magari è appena diventata genitore partire dritto verso il nuovo, senza più portarsi dietro quelle colpe dei padri o delle madri, no? E quei carichi di base che noi ci siamo comunque portati ancora fino alla nostra generazione, sicuramente, fino alla mia sicuramente. No? Io dico sempre, noi non siamo nati da genitori illuminati, i nostri genitori non sapevano neanche cosa volevano dire certe cose, non sapevano neanche cosa voleva dire la consapevolezza o stare un po' in meditazione, non ne hanno idea, non ne hanno avuta idea, come potevano avere idea di essere liberi per noi? Come possiamo noi pretendere quella libertà che loro non... erano piccoli durante la guerra, molti di loro. Tutte altre energie, ma adesso ci stiamo veramente muovendo verso un'altra stirpe. Siamo umani di una nuova specie, di una nuova stirpe e ci meritiamo di essere liberi dai retaggi del passato, assolutamente. Per questo noi siamo qua. Grande. Ok, Grazie, Domi, per il lavoro che fai. Grazie. grazie a te Monica per esserci, grazie ad Attilio che ci ha tenute unite in qualche modo. Davvero grazie, grazie a tutti quelli che, come dire, a loro modo risuonano, a loro modo completamente libero risuonano. A presto. A presto, ciao a tutti.